Oggi non è il giorno delle polemiche, è una grande festa nazionale che tutti dobbiamo festeggiare per ricordare due cose. Prima di tutto per ricordare da dove veniamo, che cosa è successo in Italia e come siamo stati in grado come popolo di liberarci da regimi come quello fascista. La seconda cosa importante è ricordare che la nostra Costituzione va ancora attuata in molti punti, dalla sanità al lavoro al principio di eguaglianza. E questa giornata è molto importante per noi perché ci consente di ricordare i nostri valori e ricordarci che c'è ancora tanto da fare per aiutare i cittadini nei diritti fondamentali. Io sono qui perché questo è un momento che ci unisce, la festa della liberazione nazionale è un momento che unisce tante comunità e deve unire sempre di più. Non deve essere un giorno di divisione, deve essere un giorno di unione. Per questo ringrazio la comunità ebraica per avermi accolto in questa giornata e aver passato un momento di raccoglimento insieme. Divide il governo questa celebrazione? Divide chi non vuole festeggiarla. Noi non vogliamo essere divisivi. Il 25 aprile deve essere una giornata di unione, quindi deve essere una giornata in cui, al di là dei colori politici, non solo si festeggia, ma si lavora per far sì che chi ci ha consentito di arrivare fin qui, i nostri nonni, siano onorati, sia onorato con il lavoro. Il lavoro di un governo che deve realizzare ancora tante cose, deve attuare tanti diritti sociali. Io dopo vado in Umbria a parlare con il ministro Grillo di sanità, del fatto che la sanità deve essere liberata dalla politica. Anche questo significa attuare la Costituzione nel principio del diritto alla salute. Abbiamo un salario minimo orario da realizzare che è al Senato in questo momento. Dobbiamo togliere la possibilità alla politica regionale di nominare i vertici della sanità e allo stesso tempo rimettere a posto le liste d'attesa che in molte regioni sono indegne. Dobbiamo continuare sulle esportazioni per aiutare le nostre imprese e la nostra produzione industriale. L'Italia è la prima per produzione industriale in Europa nel primo trimestre del 2019 e dobbiamo fare tantissimo anche sul tema del razzismo, dell'antisemitismo. Oggi il 25 aprile è importante, soprattutto se il 24 aprile accadono cose come quelle di ieri. Uno striscione che ringrazia, inneggia Mussolini. A maggior ragione bisogna festeggiare il 25 aprile.